Pistoia, Santiago de Compostela, due città unite nel nome dello stesso santo che i pistoiesi chiamano Jacopo, l'apostolo Giacomo. Parte da qui la scelta di mettersi in cammino verso il santuario della Galizia. I ragazzi in cammino sono stanchi morti, però dal punto di vista fisico, dal punto di vista, come dire, morale, spirituale, dell'intelligenza, si stanno facendo molte domande e alcuni devo dire che sono partiti che avevano degli occhi cupi per varie vicende che vabbè io un po' so. In questi giorni veramente si sta trasformando non soltanto gli occhi, il sorriso, la voglia di stare con gli altri. Ma Santiago è anche il luogo dove nel 1989 Giovanni Paolo II celebrò la prima GMG. L'appuntamento tra un anno torna in Spagna, a Madrid, e i giovani pistoiesi, come altre migliaia di giovani italiani, sono già pronti a parteciparvi. Andiamo e ci stiamo in questo modo già preparando per la GMG. Per noi è un mettersi in cammino da adesso e sarà un cammino che continuerà tutto quanto l'anno, fino a agosto del 2011, quando ci sarà poi la GMG di Madrid. Una volta a Santiago i pellegrini infatti si inginocchieranno davanti alla croce della GMG. A Pistoia noi ne stiamo facendo fare una riproduzione esatta e quella croce girerà da ottobre, quindi dall'inizio dell'anno pastorale, fino a luglio, quindi proprio un mese prima dell'inizio della GMG, per tutte quante le parrocchie, tutti quanti i giovani si ritroveranno una volta al mese con il vescovo per fare questa preparazione. Ultreia!